Allora ricomincio. Buongiorno fratello, buongiorno! Che notiziona stamattina! Bravo cuore, bravo! Che bello sentire questo numerino fantastico, 37! Bello, bello, bello! Allora hai visto? Abbiamo avuto una mano stanotte, lo so, una notte d'inferno, immagino, cuore mio. Porca miseria, vabbè, però dai. Mo speriamo che. Dai, dai, 37 non è male, dai. Da ieri sera che era altissima, stamattina 37. Mi sento rinato. Ah, oh, se vabbè, tu dici che vedrai io quanto sospiro di sollievo sto tirando. Hai ragione, cuore mio, bello mio, mannaggia la miseria. Va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Mi hai dato una notiziona stamattina. Bellissimo. Beh, dai, cuore mio, dai. Dai, 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 che ce ne usciamo da sta cazzo di febbre qua. Dai, cuore mio, dai. Allora, niente, tutto a posto, ho accompagnato Giuseppe, ho sentito l'anto, tutto ok, diciamo che quando stai così, e anche noi non lo sai benissimo che passiamo delle nottatacce, e vabbè, dai, adesso sono molto più sereno, posso iniziare la giornata in maniera più tranquilla, va bene cuore mio. Senti, allora, e niente, ci dedichiamo stamattina comunque al continuo ozio, che tanto piace a mio fratello. Va bene, cuore mio, va bene. No, sono andato già a fare colazione, mo mi sto andando a prendere un caffettino e niente. Siamo arrivati, ok. E allora niente, cuore, una giornata. E no, poi stanotte, capisci, stavo pensando, vabbè, a parte le mie, penso che questa volta mi abbia ascoltato San Pio, e cioè ieri sera gliel'ho detto e mi sono pure arrabbiato. Ho detto: San Pio, per favore, e ci ha ascoltato. E va bene, cuore mio, va bene, va bene, va bene, va bene. No, non riesco a non pensare a ciò. È fantastico. Dai, dai. Mo, mi raccomando, fai una buona colazione. Sicuramente oggi continuerai ancora con i lavaggi, trasfusioni, perché insomma ti devono togliere tutte queste radiazioni. Dai, che penso. Io penso che ti possano pure uscire da quella stanza. Non credo ti lascino ancora là dentro. Vabbè, poi fammi sapere tu, perché oggi è già martedì. Quindi se noi abbiamo smesso venerdì. Anzi, no, venerdì non l'abbiamo fatta. No, venerdì non. Eh sì, l'abbiamo fatta venerdì. Quindi sabato, domenica. Sabato, domenica e lunedì, sono passati 3 giorni. Io penso che adesso ti usciranno e ti porteranno nell'altra stanza, che sicuramente è molto meglio, cuore mio, perché diciamo mentalmente ti senti più tranquillo. Capito, cuore? Quindi vedrai che probabilmente oggi ti sposteranno. Come mai la nottataccia? Vabbè, immagino il fatto delle convulsioni, della febbre, degli attacchi di. Vabbè, dai, stamattina se stai più tranquillo, se riesci a riposarti un po', cuore mio, tanto di guadagnato, tanto alla fine non è un problema. Ti puoi anche addormentare un po' di mattina, voglio dire, non. Non è un
Non è un grosso problema, ci mancherebbe. È ovvio che comunque ti fanno fare altre cose, insomma. Però, dai, vedi un po', capito, cuore mio? L'importante è che questo è il primo giorno da diversi giorni che non mi chiami, non mi dici febbre 37. Sì, perché le altre volte 37,4, 37,7, 37,6. Però stamattina è 37, tutto in un botto, capito? Quindi significa che abbiamo avuto una grossa mano. Va bene? È ovvio, come dico io sempre, aiutiamoci che Dio ci aiuta, capito? E quindi ciò significa anche aiutarsi a mangiare, aiutarsi a bere liquidi, robe varie, capito, cuore mio? Perché solo così. Perché sai cos'è? Se non ti aiuti è normale, eh? Fatti portare delle cose gustose a mezzogiorno, delle cose che ti piacciono. Capito, cuore? Beh, mi raccomando, cuore mio, dai. Dai, 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 che sta andando molto meglio, dai. Sicuramente vedrai che oggi andrà totalmente meglio. Non sarebbe male se ti facessero una doccia, vabbè, diciamo 37 forse è meglio evitare, è meglio evitare. Tanto vabbè, loro sanno quando farlo o quando non farla. Capito, cuore mio? Va bene, cuore, io vado a farmi un caffettino, aggiornami sempre su tutto, tutto, cuore mio, tutto, tutto, tutto. Cosa devono fare oggi, cosa non devono fare, anche perché non credo debbano fare molte cose perché dobbiamo solo attendere che iniziamo la chemio, insomma. Non lo so, stavo pensando questa cosa, sono stato a pensarla stanotte, però non so se sia possibile, perché comunque dobbiamo finire la che no vabbè lasciamo no cuore mio, avevo pensato comunque di far dire ai dottori comunque di inviare la documentazione a Pavia e di farsi dire se è possibile fare quell'altro tipo di trattamento, però siccome abbiamo già deciso che dobbiamo fare la chemio, quindi. Però, diciamo, a livello di informazioni, non sarebbe male sapere se una cosa, se si può fare l'adroterapia, insomma. Vabbè, non lo so, cuore mio, non lo so se dobbiamo dare pure questo fastidio a loro. Magari, non lo so se il dottore, ma giusto così, a livello di conoscenze, cioè sapendo che c'è anche questa possibilità, anche se abbiamo deciso di fare la chemio, però sai, sapere che comunque c'è la possibilità di fare l'adroterapia, fra medici si possono pure sentire. Vabbè, chiedi, tu vedi se loro sono disponibili a farlo. Dice così, a livello di conoscenze, insomma. Dice, è possibile farsi una chiacchierata con il medico, perché so che Pavia è comunque un centro molto molto importante, e anche per avere un parere, capito? Vedi che ti dice il dottore. Dice, no, a livello di conoscenze, che dite? Possiamo fare una telefonata a Pavia cercando di capire se si può fare comunque questa adroterapia. Perché sai, cuore mio, avere una conoscenza di questo, un indomani, sai, già sappiamo che è una cosa che possiamo fare. Ecco, una conoscenza sapendo che comunque si possa fare, solo questo. Vabbè, poi valuta tu, insomma, questo è il mio pensiero che mi sta macinando sempre in testa, capito? Come dire, ok, sappiamo che si può fare,
Però noi abbiamo scelto di fare la chemio, se è possibile, se no non fa niente. Va bene? Beh, vado a farmi un caffè, forza, belli. Mi hai dato una notizia strepitosa stamattina. Beh, ci sentiamo dopo, cuore mio. Ciao, un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte. Ciao fratello mio, a dopo.